C'è un'alternativa allo zucchero bianco. Ce ne sono un sacco di alternative allo zucchero bianco, in realtà, a cominciare da altri zuccheri, dallo zucchero di canna grezzo, allo zucchero di canna integrale, allo zucchero di cocco. Se invece uno vuole passare agli sciroppi e ai malti, ci sono quelli più dolci e più facili da trovare, che sono lo sciroppo d'acero, lo sciroppo d'agave, che si trovano facilmente nei supermercati, oppure gli sciroppi e i malti o di riso o di mais o di grano. Questi sono quelli che si possono, diciamo, acquistare. In realtà poi noi abbiamo lavorato anche a un modo ancora più alternativo per dolcificare torte e muffin, che è quello di utilizzare la frutta secca. Per cui, nel senso, a seconda del grado di dolcezza, a seconda del grado di morbidezza e di umidità della torta, o del muffin che uno vuole ottenere, ha tutta questa gamma di prodotti. Chiaramente, ognuno ha delle caratteristiche diverse, come diceva Federica prima, quindi ovviamente delle torte realizzate con uno zucchero saranno più morbide, più soffici. Delle torte realizzate con dei malti e degli sciroppi, soprattutto se utilizziamo più il malto, tendono a restare un pochino più basse, un pochino più umide, cioè quando le si, ad esempio, mordono, si addentano. Per chi non è abituato a questo tipo di torte, può sembrare quasi che l'impasto sia crudo, ma non è crudo, è solo che appunto gli sciroppi contenendo molta più acqua rispetto allo zucchero e dovendone usare anche molti di più perché hanno un potere dolcificante minore rispetto allo zucchero, lasciano appunto questa sensazione di maggiore umidità all'interno della torta, che non è un male. L'importante è sapere a che cosa si va incontro, quindi non è una torta cruda, è una torta che ha delle diverse, insomma, caratteristiche. Però ce ne sono appunto svariate di possibilità per sostituire lo zucchero bianco. Tra l'altra cosa, e poi dipende anche perché lo si sostituisce, perché se lo si sostituisce per una questione etica, perché c'è questo tema dello zucchero bianco sbiancato col famoso nero d'ossa, cioè con questo carbone di origine animale, sappiate che in Italia non succede praticamente più, per il semplice motivo che costa molto di più fare questa operazione di sbiancamento, chiamiamola così, di raffinazione con questo sistema che utilizzare sistemi invece assolutamente non di origine animale. Quindi se il motivo è una questione etica, questo problema non c'è, se è una questione di salute in generale nel rapporto con lo zucchero integrale, in realtà il rapporto calorico e l'impatto sulla salute è esattamente il medesimo, non cambia nulla tra lo zucchero bianco e lo zucchero integrale. Questo potete andarvi a vedere, non lo facciamo noi, ma potete andarvi a vedere delle bellissime puntate del chimico Bressanini che racconta questa differenza, che ve la spiega para para, specifica specifica. Altra cosa che invece ci chiedono spesso è: quando c'è lo zucchero si possono mettere gli sciroppi, se c'è lo sciroppo si possono mettere lo zucchero. Allora, la differenza è che, ce l'ha detto prima Sonia, sono due entità diverse, una è una polvere, è secca, e l'altra è umida, quindi chiaramente poi va calibrato e bilanciato il rapporto tra il liquido che andiamo a mettere o a togliere e quello che andiamo a sostituire. Quindi Esatto. tendenzialmente, magari il discorso che spesso facciamo con la redazione è: se devo mettere un liquido, andrò a togliere un pochino di liquidi dalla ricetta e aggiungerò un pochino di liquido, appunto di dolcificante. Se invece vado a sostituire la polvere, idem, insomma, al contrario, insomma, quindi andrò ad Sì, e tra aggiungere un pochino più l'altro, di come liquido. proporzioni, di solito, cioè, quando cerco di passare da uno zucchero a un dolcificante nella stessa ricetta, io mi trovo bene nella proporzione 1 a 2, per cui nel senso se ci sono 100 grammi di zucchero andrò a mettere 200 grammi di uno sciroppo o di un malto. Poi ovviamente anche lì bisogna vedere, cioè lo zucchero e lo sciroppo e i malti in realtà possono essere un pochino modificati a seconda se uno vuole la ricetta un pochino più dolce o un pochino meno dolce, per cui se ad esempio io ho le indicazioni di 100 grammi di zucchero in una ricetta, uno può diminuire leggermente, aumentare leggermente lo zucchero senza compromettere il risultato. Però appunto in linea di massima cioè una parte di zucchero corrisponde a due parti di dolcificante se uno vuole sostituirle in una ricetta dolce. E come diceva Ecco, questo Federica, è nel momento in interessante cui perché le utilizzate, proporzioni. esatto, è quello,
che di solito è più, cioè che magari uno sa come regolarsi. Nel momento in cui andate a sostituire lo zucchero con un dolcificante, vi consiglio di aggiungere magari il latte vegetale o la parte liquida solo alla fine, perché ne servirà di meno. Per cui lì dovete in realtà poi regolarvi a occhio per riuscire a raggiungere la stessa consistenza che se aveste utilizzato lo zucchero. E invece al contrario, se andate a utilizzare lo zucchero, probabilmente vi servirà un pochino più di latte, per cui nel senso anche lì lo utilizzate solo alla, cioè lo aggiungete solo alla fine e andate avanti ad aggiungere fino a che ottenete un impasto abbastanza morbido.